Long ago, there lived a young princess who was blind. This pained the king and queen, so they kept the princess locked in her room to keep her safe from the dangers of the world. One day, a young man passed under her window, singing. His voice drifted through her window and wrapped around her heart, and they fell in love. The young man asked her to keep a candle lit for him, as he'd return that night to spirit her away. The king and queen, however, were listening, and out of fear of losing their daughter, they captured the young man and locked him away. Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maverick, voi siete su Gamers TV e come avete visto dal video, dal piccolo trailer che avete visto all'inizio di questo video, oggi siamo qui con le news di Apex Legends. Prima di cominciare vi voglio ricordare che qui sotto in descrizione ci sono i link dei nostri altri canali social, ovvero Telegram, Discord e il canale Viola. Adesso partiamo subito e diciamo che quel video che avete visto, e che spero di essere riuscito in tempo anche a fare una traduzione in italiano, dovrebbe essere un teaser per quello che sarà la prossima leggenda, ovvero Seer, che ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane, questa leggenda con caratteristiche africane, che quindi sarà, dovrebbe essere un uomo con la pelle molto scura ovviamente, e avrà anche delle abilità abbastanza interessanti, che per ora non si sono capite benissimo, però nel corso di questo video ne parleremo, e ovviamente ne parleremo anche nei prossimi giorni. Vi ricordo inoltre che il 22, ovvero giovedì, alle ore 19 ci sarà la live dove vedremo l'EA Play Live insieme. La vedremo sul canale Viola, quindi non mancate, perché ci saranno anche il primo trailer dove sveleranno la leggenda di Season 10 e in più ci saranno anche altri giochi, quindi non ci sarà solo Apex Legends. Adesso andiamo avanti e cominciamo subito con le news, partendo con qualcosa di piccolo, poi vediamo un evento che dovrebbe arrivare in Season 10 a questo punto e vedremo anche Seer. Partiamo subito con una notizia per la quale dice che la Respawn sta fissando il problema di Octane, che con i passi o anche con Launchpad alle volte si sente, alle volte non si sente, non funziona molto bene, e questa è una buona cosa. In più ci fanno sapere che il melee, quindi l'attacco corpo a corpo che fa 30 di danno sempre, in futuro potrebbe essere nerfato, almeno molte persone pensano che sarebbe meglio nerfarlo, perché effettivamente fa un po' troppo danno. Io sinceramente non lo so, non mi esprimo da questo punto di vista, però andando avanti vediamo che invece i match privati per il momento non si riescono ancora ad avere, quindi non si riesce ancora a giocare appunto con i match privati, però la Respawn ci fa sapere che li stanno cercando di mettere a posto, non c'è ancora una data precisa, però stanno sviluppando la possibilità di far giocare tutti con i match privati, quindi senza dover essere chissà chi per appunto giocare queste partite in maniera totalmente privata. In più vi faccio vedere anche questa piccola notizia che nonostante non ci fosse stato un annuncio nella patch notes, la rigenerazione di Octane è a 1.5 HP per secondo invece di essere un secondo. Questa cosa qua l'hanno scoperta delle persone che si sono messe lì a vedere quanto tempo ci metteva a rigenerare quasi completamente la vita, e si sono accorte che in realtà Octane la rigenera più rapidamente del previsto. In più, ultima piccola notizia prima di passare a quelle grosse, è sulla cross progression, che non è una notizia così piccola, così banale, perché comunque la cross progression è una cosa che vogliamo tutti. Chad Grenier fa sapere che è in sviluppo. Il problema è che i recenti attacchi hacker, quindi gli hacking che ci sono stati su Apex e su Titanfall, li hanno rallentati un po', e quindi hanno prima dovuto risolvere questi problemi che ovviamente non permettevano alla gente di giocare, per poi continuare a lavorare sulla cross progression. Quindi se la cross progression doveva teoricamente uscire per Season 10.1, vedremo se riuscirà in tempo o se uscirà per Season 11. Ovviamente speriamo per Season 10. Adesso andiamo avanti e, parlando di Season 10, vediamo un attimino che nei file di gioco sono state trovate altre due nuove armi. Come vedete qui da questa prima immagine vi faccio vedere la Hailstorm, che Hailstorm sarebbe una vera e propria tempesta di grandine, diciamo dal punto di vista del nome tradotto in italiano, ed è un'arma che adesso qua non si vede perché arriva fino al proiettile numero 11, però arriva in realtà fino al proiettile numero 38 o 40, quindi potrebbe essere un LMG così come un'arma energetica o comunque un'arma con un grosso caricatore già di base.
a meno che quello lì non sia caricatore massimo. Poi vediamo che nei file di gioco c'è anche questa Burst Pistol, quindi una pistola a raffica, che quindi sarebbe un nuovo tipo di pistola, in quanto abbiamo delle pistole che sparano normali, quindi colpi singoli come la P2020, pistole automatiche come la RE, ci mancano delle pistole a raffica un po' come delle M-Lock però in versione pistola, e potrebbe essere un'arma abbastanza interessante. Si vedrà se e quando uscirà, perché ovviamente sono cose leccate insieme alla Dragon LMG e al Car SMG. Diciamo che queste quattro armi saranno probabilmente le prossime quattro che arriveranno nel gioco, non si sa in quale ordine, se molto probabilmente la Car SMG sarà la prima che arriverà di queste. Andando avanti vediamo che di Season 10 il primo teaser è già spuntato in realtà, noi purtroppo ancora non siamo andati a prenderlo. Comunque, come vedete qui dice da Bilal, l'intero mondo si sta muovendo, finalmente la Hammond sta facendo dei test, però perché nessuno ha paura di questa cosa qui, e questa cosa qui appunto si riferisce alla mappa di World's Edge, mappa di World's Edge che in Season 10 dovrebbe essere cambiata e appunto per via di questi terremoti, scosse o chissà cosa succederà, dovrebbe essere nettamente distrutta. Questa teoria è, diciamo, mezza confermata anche dal fatto che Chazon McCord qualche settimana fa aveva detto che questo mi ricorda che c'è qualcosa in sviluppo che però non vi posso ancora parlare, però aveva, diciamo, linkato questa meteora che è caduta su un vulcano in Indonesia, c'è anche scritto, e questa cosa qui fa pensare al fatto che su World's Edge forse cadrà qualcosa, appunto come questa meteora che spaccherà la mappa. E tra l'altro da questa immagine vi faccio vedere che la zona dovrebbe essere questa zona qui che si vede dall'alto, come vedete è la zona vicino al collettore, che dovrebbe essere una zona che dovrebbe andare a cambiare veramente molto appunto dopo l'esplosione. Qui ovviamente vi faccio un attimino anche rivedere, diciamo, tutto il discorso, perché poi come vedete c'è anche la memo 027, perché la 026 è il teaser 1 e ok, poi ci sarà la 027 che sarà il teaser 2 che si troverà in giro e dice che ci sono delle serie attività tettoniche in Tai Y, non so che posto sia, ma penso sia quel posto lì, però loro stanno aumentando l'attività dell'Harvester, vogliono che noi bruciamo tutti. E poi c'è anche la memo 28, loro stanno coprendo l'evidenza, la catastrofe sta cominciando e sarà sempre più difficile riuscire a coprire diciamo i problemi che ha questo pianeta, ovvero il crack, in questo caso si parla proprio delle rotture che ha questo pianeta. Poi purtroppo qua rimane tagliato, però dice io vorrei andare fuori da questo inferno. E quindi c'è questo Bilal che dice queste cose, ovviamente sono semplicemente delle memo, quindi una specie di diario, e questi sono i teaser per la Season 10. Quindi ripetiamo, in Season 10 dovrebbe succedere qualcosa in quella zona lì vicino al collettore che dovrebbe distruggere un bel po' di mappa e cambiarla in maniera sostanziale. Grosso cambiamento da quando ovviamente c'è stata Season 6, che c'è stato il cambiamento più grande di tutti. Adesso andiamo un attimino a vedere che l'abilità, appunto, stavamo parlando prima di Seer, molto velocemente nel trailer che abbiamo visto all'inizio si parlava del Seer Moth, che sono delle falene, e come vedete appunto anche da questo file di gioco c'è questa emote che parla di Seer Moth, quindi le falene di Moth. In realtà l'altra volta avevo messo un'immagine che adesso vi ripropongo qui, che questa immagine qui fa sembrare questi droni delle specie di falene, e quindi l'ipotesi confermata che è stato, diciamo, più confermata di tutte, è il fatto che una delle abilità, probabilmente l'ultimate ma non si è sicuri, sarà questo sciame di falene, di droni falena, che chissà cosa faranno, se faranno danno, daranno fastidio, rallenteranno, questo ovviamente non si sa ancora, però ci dovrebbe essere un vero e proprio sciame, un po' come questa immagine che vi faccio vedere, che è presa direttamente da Call of Duty Black Ops 3, che c'era l'abilità, diciamo questo sciame che potevi lanciare e dava fastidio. Quindi vedremo poi questa abilità come verrà tradotta, se sarà un ultimate, se sarà la tattica, e vedremo come funzionerà. Tanto questa cosa la vedremo giovedì stesso, quindi mancano veramente pochissimi giorni, o magari giovedì non fanno vedere l'abilità, però comunque ci sarà il teaser della leggenda.
Adesso andiamo avanti con l'ultima enorme notizia per oggi, ovvero questo nuovo evento che è stato trovato all'interno dei file di gioco, ovvero questo evento High Energy, quindi alta energia. Come vedete da questa immagine, vabbè, vi faccio vedere il nome dell'evento, vi faccio vedere i badge, che come vedete qui ci sono questi qua con le batterie che vanno da 1 a 5 cariche, e bisognerà appunto completare le cose dell'evento per sbloccare tutti questi badge. Ci saranno anche questi banner che sono abbastanza carini, sinceramente. Ci saranno anche dei banner per Fuse, per Watson e anche per Octane, che sono veramente molto molto belli. Ci saranno anche tre holo che ve li faccio vedere qua. Come vedete abbiamo questo holo che dice Free Your Speed e dovrebbe essere appunto di Octane. Poi abbiamo questo qui che è Charged Up, che dovrebbe essere sempre di Octane a quanto ho capito. E poi c'è infine questo qua che parla di Energy. E forse anche questo terzo dovrebbe sempre essere di Octane. Ovviamente sono stati leccati tutti quelli di una singola leggenda, questi sono stati trovati, però ovviamente poi ci sarà anche altro. Infatti non abbiamo ancora finito. Come vedete qui ci sono anche una skin per Octane e una skin per Wraith, che sono due skin rare. E poi abbiamo infine una skin per il Vault e una skin per l'Evok. Detto questo, ragazzi, per le news di questa settimana e le notizie sono tutte qui. Sinceramente le abilità di Seer mi stuzzicano non poco, perché sembra una leggenda veramente interessante. Bisognerà capire quali saranno le altre abilità, a parte questo sciame di droni che lancerà. Bisognerà vedere come funzionerà questo sciame di droni, e chissà se lo sapremo già il 22. In più questo evento High Energy dovrebbe essere il primo evento di Season 10. Non è detto, non è sicuro al 100%, però dovrebbe essere il primo evento di Season 10. E tra l'altro si sono stati leccati badge, banner, emote o lo spray, tanta bella roba. Ovviamente non si sa ancora se è un evento, diciamo collection event, solo un evento con skin e cose varie, o se ci sarà un vero e proprio evento con anche delle modifiche, quindi alla modalità di gioco e cose varie. Sembra quasi più un evento store, quindi semplicemente dove compri la roba, ci sono i badge e le cose varie e fine, però non è sicuro al 100%. E detto questo, invece, per le altre notizie, per Seer adesso poi vedremo a breve, e anche per i cambiamenti della mappa, chissà se già giovedì ci faranno vedere qualcosa, per la nuova arma che dovrebbe forse arrivare in Season 10, chissà se arriverà veramente, vedremo cosa arriverà tra le 4 che vi ho proposto. Però comunque diciamo che per Season 10 ci sono delle cose abbastanza interessanti. Non, però per ora non posso ancora sbilanciarmi, ovviamente non abbiamo ancora visto niente. Vi ricordo che poi tutti i trailer li vedremo in live insieme, quindi o sul canale Viola o qui direttamente su YouTube, quindi rimanete collegati, non perdetevi alcun video, perché adesso siamo nel periodo caldo e quindi magari anche velocemente potrebbero arrivare dei video, delle news, anche quando non è sabato. Quindi state con noi e io direi che ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video e bella ragazzi.